collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Questa è la mia panchina. Vengo qui alla stessa ora ogni giorno e poi... E i brontoli. Esatto. Sembra proprio che ti serva un amico. Mi piaci. Anche tu mi piaci, Freddy. Comunque mi ha fatto piacere perché mi ha raccontato tante cose diverse del mondo del doppiaggio. Da Monica Ward, e poi la conosci, sì. Monica. Sì, sì, certo. Alessandro, certo. È fantastico. Alessandro, ho conosciuto Alessandro che ha fatto uno dei miei personaggi fantastici nei cartoni animati, che è diventato Saitama, perché poi l'attacco ai giganti non ho capito per finale, però... Io adesso l'attacco dei giganti, per esempio, non l'ho seguito, però ti posso dire questo. Ti posso dire che nella prima stagione, mi pare che fosse sì la prima, i versi di Eren erano i miei. Io praticamente ho fatto tutti i versi gutturali e quelli che si sentivano, erano tutti miei, non erano di Alessandro, perché giustamente lui ha una vocalità molto diversa da quella che serviva. E quindi quelli lì li ho fatti tutti io nella prima stagione. Poi penso che dalla seconda stagione in poi non penso li abbia fatto qualcun altro, comunque non so se erano in originale, adesso non lo so, ma nella prima stagione li ho fatti tutti quanti io. Tutti? Sì, sì. Tutti i versi di Eren quando si appunto è trasformato nel gigante sono miei. Tutti questi qui erano tutti miei. Infatti dovevano interrompere le registrazioni nelle sale accanto, perché non era perché rientravo nei microfoni delle sale accanto, perché comunque, come avrai sentito, sono assolutamente abominevoli, cioè sono ferocissimi, ad altissimo volume, quindi non si potevano fingere, bisognava proprio farli. E quelli sono miei, li ho fatti io. Infatti c'era Alessandro che diceva, oh, grazie che li stai facendo tu. Povero Alessandro, è vero. Io ero convinto, come tanti altri, come all'inizio, ma si tratta di dare una voce... Passa, e poi finisce lì. In realtà sto scoprendo giorno per giorno che il vostro lavoro è divertente ma complicato, perché... Assolutamente, assolutamente. E questo è quello che stiamo cercando di fare noi, come categoria, come ANAD. Cioè stiamo cercando di far valere proprio questa qualità che noi cerchiamo, perché è un lavoro complicato, come tutti i lavori, diciamo, di specializzazione, è un lavoro complicato, quindi bisogna saperlo fare, bisogna saperlo promuovere, quindi, insomma, grazie anche a te, perché anche grazie a questi spazi riusciamo a poter dire quanto sia bello questo mestiere, quanto sia utile anche, e quanto sia anche, appunto, complesso farlo. Ma non perché uno si debba vantare, è solo perché molto spesso noi veniamo molto spesso bistrattati, diciamo, veniamo un po' sì, vabbè, fai il doppiatore, non è un vero attore. Molto spesso dicono questo, e poi agli attori dicono: sì, vabbè, ma come lavoro vero che fai? Quindi è tutto un po' un essere così. Un po' tipico italiano questo senso di svalutamento, di svalutazione di questo mestiere, a meno che non diventi un grosso nome. Guarda, una cosa che abbiamo sentito pure dei musicisti, abbiamo sentito che i vari chitarristi che accompagnano personaggi più o meno importanti, e quando gli abbiamo detto va bene, ma ti senti mai dire, sì, fai musicista, io sono 30 anni che suono, faccio le tournée, faccio questo, ma sì, poi la domanda è quella classica, ma che lavoro fai, esatto, sì, questa è una cosa, è la cosa veramente che è legata alla cultura,
è proprio una mancanza di cultura nostra, è proprio e soprattutto il senso di svalutare sempre quello che fanno gli altri, come se non andasse mai bene. Io, per esempio, ho un amico che è professore di musica all'Accademia di Santa Cecilia e lui viene riconosciuto perché, diciamo, l'Accademia di Santa Cecilia è un organismo, statale, in qualche modo, comunque, diciamo, riconosciuto anche a livello mondiale. Allora lui va bene perché c'ha questa, diciamo, ha questa etichetta, mettiamola così. Tutti gli altri che sono magari musicisti straordinari, magari non vengono riconosciuti, ma è molto strano questa cosa è molto strana. Noi stiamo lavorando molto per ottenere questo essere valutati in qualche modo, essere riconosciuti. E per concludere fuori onda, ti chiedo, la domanda a questo punto nasce spontanea, ma che lavoro fai? Io faccio tutti i lavori, vado dallo psicopatico al giardiniere, all'imbianchino, al killer, all'agente, al lattaio, al pompiere. È un lavoro che mi permette di fare tutti i lavori. Ogni giorno posso impersonare tante persone diverse, personaggi diversi. Quindi faccio un lavoro bellissimo, faccio lo schizofrenico. Un altro tuo collega mi ha detto, è come sedere sopra il divano di un psicologo. Esatto, è vero, è verissimo, è la stessa cosa. Però Però vieni pagato. vengo pagato per farlo. Allora, io ti do il conteggio. 3, 2, 1, buona serata. Studio 7, in collaborazione con Sport Epiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Questa è la mia panchina. Vengo qui alla stessa ora ogni giorno e poi. E i brontoli. Esatto. Sembra proprio che ti serva un amico. Mi piaci. Anche tu mi piaci, Freddy.